Stefano, la Ferrari è partita col piede giusto. Ma io credo che l'avevamo detto all'inizio, l'obiettivo era quello di andare sul podio, l'abbiamo centrato e sicuramente è stato un weekend dove era importante partire col piede giusto e quindi questo è sicuramente l'elemento positivo di questo weekend. Detto questo, dobbiamo portare a casa i punti che sono importanti per un campionato che sarà lungo. Dobbiamo portare a casa l'analisi di quelli che sono i dati emersi in queste 3 giornate un po' particolari. Dobbiamo capire dove siamo esattamente perché in qualifica quelle di questo weekend sono state un po' particolari, quindi la performance sul giro è difficile da stabilire con esattezza. Ci portiamo a casa sicuramente una prestazione solida in gara, la macchina credo complessivamente più veloce, togliendo traffico, non traffico, doppiati, è stata sicuramente quella di Alonso. Ci portiamo a casa un Felipe che continua diciamo il trend che aveva iniziato lo scorso anno nella seconda parte della stagione e ci portiamo a casa un risultato che non conterà nulla, ci mancherebbe altro perché siamo alla prima gara, ma è quella di essere davanti al campionato costruttori, che è un segnale importante per la gente che soprattutto a casa Maranello sta lavorando tanto. La gestione delle gomme sarà uno degli aspetti cruciali di questa stagione. Assolutamente sì, abbiamo visto oggi come Raikkonen è riuscito a fare 2 stop. Credo che un elemento importante di questa stagione sarà veramente la valutazione di come, magari rimanendo nel traffico in fasi cruciali della gara, questo possa non permetterti di fare la strategia ottimale. Quindi sono elementi che durante la gara verranno fuori, però certamente in gara la picture, come si dice in inglese, sembra diversa rispetto a quella che abbiamo visto in qualifica, anche se, come dicevo prima, dobbiamo essere molto prudenti nelle valutazioni di prestazione assoluta. Fra l'altro, le due Ferrari hanno fatto una splendida partenza. Sì, questo è un elemento positivo, devo dire che se Fernando avesse avuto via libera davanti senza che le due macchine avessero chiuso la strada, probabilmente avrebbe già da subito guadagnato le posizioni, però sicuramente un punto importante è quello delle partenze. Un primo quadro sugli avversari. È ancora presto. Abbiamo visto una Red Bull in qualifica molto forte, abbiamo visto una Mercedes molto forte. Devo dire, il quadro di riferimento che mi aspettavo di vedere dopo quello che era successo nei test. Però abbiamo visto una situazione di gara totalmente diversa, ma una cosa che era già emersa, che è quella della Lotus, molto brava a gestire le gomme sulla durata. Però sulla valutazione di dove sono i nostri avversari bisogna aspettare un paio di gare, è troppo presto oggi. Già domenica avremo il secondo Gran Premio in Malesia. Sì, condizioni diverse, grande caldo, asfalto diverso, probabilmente possibilità di temporali tropicali, quindi anche qui dovremo capire bene come prepararci, dovremo anche qui utilizzare al meglio il venerdì e il sabato per raccogliere dati sulle gomme, quindi un altro weekend, risettiamo da subito e guardiamo subito la Malesia. Bocca al lupo. Crepi, grazie.